Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Cominciamo finalmente a parlare di ciò che rende un gioco come Honkai Star Rail uno dei miei argomenti preferiti, ovvero l'argomento analisi, valutazioni e build di un personaggio che oggi, come potete vedere già dalla prima immagine, è per l'appunto un 5 stelle che mi ha praticamente rivoluzionato l'account, ovvero Gepard. Gepard è uno di quei personaggi che io personalmente non volevo all'inizio del gioco, dato che io appunto mi ero fissato di volere un setup ben preciso all'interno del mio profilo, ma successivamente è successo di tutto e di più con appunto Gepard essere probabilmente ora come ora il mio caposaldo del mio profilo, dato che comunque lo metto sempre in team proprio per i motivi che andremo a vedere e ad analizzare oggi. Per chi non mi conoscesse, io sono Joe, sono un giocatore di ruolo e un amante degli RPG praticamente da sempre, amato della saga di Final Fantasy e che si approccia ad analizzare i personaggi dei vari giochi e a buildarli secondo le proprie caratteristiche. Oggi parliamo di Gepard. Gepard è uno di questi personaggi fantomatici 5 stelle che tutti quanti cercano all'interno di un gioco come Honkai Star Rail, e lui fa parte del patto della Preservation ed è elementale ghiaccio. Patto Preservation, che può essere identificata come la categoria dei tank, se così si può chiamare in ruolo tecnico del gioco, no? Quindi è un tank, ovvero colui che subisce danni e protegge appunto la squadra. Grazie a queste sue caratteristiche abbiamo dei punti fondamentali da sottolineare del personaggio, ovvero il grandissimo apporto difensivo che riesce appunto a dare a tutta la squadra, la probabilità di essere attaccato più spesso a partire dalla seconda ascensione, che sblocca un talento che per l'appunto permette a Gepard di attirare a sé gli attacchi dei nemici. Ovviamente non sempre e non è garantita questa cosa, però ha una maggiore probabilità di essere attaccato, quindi protegge ulteriormente la nostra squadra. Riesce a dare gli scudi praticamente a tutti quanti i membri del party, il che è una cosa molto molto comoda, perché qualora dovesse fallire per l'appunto il suo aggro, no? Quindi il suo veicolare su di sé gli attacchi avversari, abbiamo comunque la possibilità di poter proteggere anche i nostri alleati. È un ottimo elemento dal punto di vista strategico, sia come personaggio ma anche come elemento di per sé. Infatti l'elemento ghiaccio è uno degli elementi che personalmente mi piace di più all'interno di Honkai, perché dovete sapere che ci ho fatto anche un video a riguardo, se lo volete andare a vedere ve lo lascerò comunque sulle schede insieme a tutti gli altri video di Honkai. Ogni qualvolta il nostro personaggio brecca, quindi spezza lo scudo di un avversario tramite ovviamente la debolezza elementale, applica un effetto alterato, quindi applica uno status negativo nei confronti del nostro avversario. E il ghiaccio, in questo caso su Honkai, applica lo status freeze, quindi ghiaccio, che per l'appunto impedisce di muovere o comunque impedisce l'azione del nostro personaggio, e anzi del nostro avversario, e ne sposta, quindi ne delaia l'azione di un turno, quindi ci consente comunque di poter riequilibrare meglio la squadra e poter comunque riorganizzarci strategicamente. Successivamente ha anche una grossa capacità di HP, una grande capacità di HP, che è assolutamente fondamentale per un tank, perché qualora dovesse appunto finire lo scudo e dovesse in un qualche modo perdere la protezione dello scudo, può avere comunque un gran numero di HP, una grande quantità di HP per subire quanti più danni possibile, che ovviamente è praticamente la cosa principale di un tank, la funzione principale di un tank. Ci sono due piccoli difetti che ovviamente vado a sottolineare di questo personaggio, che per me rimane comunque immenso, ma che purtroppo, anzi come tutto, come giusto che sia tutto, appunto ha dei punti deboli, ovvero un ultimate che non effettua danni,
Infatti lui praticamente con la sua ultimate non fa danno all'avversario, ma alza gli scudi per tutti quanti i nostri alleati, che è ovviamente una cosa positiva, però perdere comunque dei danni, soprattutto in modalità come il Fragmental Hall o diciamo altre modalità in cui bisogna rispettare delle turnazioni, bisogna rispettare dei tempi, può essere un po' scomodo perché giustamente si va a perdere un pochettino del danno che in realtà si andrebbe a produrre con altri personaggi. E poi purtroppo c'è da dire anche che essendo comunque un tank ed essendo comunque un personaggio estremamente difensivo, i suoi attacchi sono un po' debolucci. Infatti abbiamo l'attacco singolo, cioè l'attacco standard e anche la sua skill che non fanno tanti danni, però come vi ho detto prima, avendo comunque un elemento importante come il ghiaccio, qualora riuscisse ad applicare il freeze, è comunque una buona soddisfazione. Quindi diciamo che viene bene o male bilanciato da questa cosa, che però non leva il fatto di avere comunque dei danni un po' più deboli. Passiamo avanti perché adesso andiamo a parlare appunto della sua build consigliata e andiamo a parlare appunto di quello che io personalmente reputo essere il suo setup migliore. Setup migliore che trovo assolutamente, trovo assolutamente identificato nel primo set che vi ho sottolineato, nel primo set che vi ho fatto vedere, ovvero il Knight of Purity Palace, dove praticamente abbiamo un set composto come Genshin con effetti addizionali se equipaggiamo al personaggio due pezzi dello stesso set o quattro pezzi dello stesso set. In questo caso il bonus dei due pezzi ci consente di aumentare la difesa del 12% e per Gepard è assolutamente importante aumentare la difesa proprio perché la difesa ci consente di incrementare la quantità e ovviamente anche la potenza degli scudi che lui stesso dona al party e poi quattro pezzi dove appunto la capacità di assorbimento dei danni appunto degli scudi creati dall'utilizzatore sono del 20% in più. Quindi quando Gepard creerà gli scudi e li darà al party, tutti i membri del party comunque avranno la capacità di assorbire più danno grazie appunto a questo set. E devo dire che personalmente parlando è secondo me appunto il set migliore che si possa utilizzare sul personaggio di Gepard. Però non disperatevi perché c'è un'alternativa che comunque può fare da tappo nell'eventualità poi vogliate farmare degli artefatti e quindi rendere il vostro Gepard più tankoso e più forte, che è praticamente il set che vedete in basso, quindi il secondo set, che è il Guard of Wuthering Snow, che è un set che praticamente anch'esso divide i bonus di 2 e 4 pezzi con due pezzi equipaggiati che permettono di ridurre il danno subito dell'8% e 4 pezzi invece dove il nostro personaggio qualora dovesse possedere gli HP massimi sotto al 50% all'inizio del turno avremo un regen che si attiverà dell'8% dei massimi HP più 5 punti energia che si vanno appunto addizionare ogni qualvolta recuperiamo, cioè ogni qualvolta effettuiamo il turno, solo se ovviamente i nostri HP sono inferiori al 50%. Quindi diciamo che è una piccola mano per permettere in questo caso a Gepard di recuperare un po' di HP e recuperare un po' più di energia per poi effettuare l'ultimate e riuscire a mettere gli scudi nuovamente a tutti e quindi proteggersi fino a quando non potrà ricevere magari le cure dovute da un personaggio che ovviamente sarà adibito alla cura. Quindi questi secondo me risultano essere i set migliori come armature in questo caso per il nostro Gepard. Andiamo avanti invece con i Planar Ornament, che sono praticamente altri due pezzi che vengono sbloccati successivamente nella, diciamo nella storia, comunque vengono sbloccati successivamente come equipaggiamento del nostro personaggio, che sono composti principalmente da due pezzi, il Planar Sphere e il Link Rope. Questi due pezzi, ovviamente, insieme
hanno la capacità di produrre un effetto da set, quindi set due pezzi, proprio perché appunto sono soltanto due pezzi, e quando si utilizzano questi due pezzi abbiamo appunto l'effetto addizionale, che in questo caso è l'incremento della difesa del 15% in più, e inoltre quando l'effect hit rate è pari al 50% o superiore viene incrementata la difesa ulteriormente del 15%. Quindi per Gepard è assolutamente perfetto questo set, anche perché giocando tramite effect hit rate abbiamo la possibilità di avere comunque un bellissimo bonus del 30% della sua difesa, quindi direi veramente tanta bella robetta. Per chi non lo sapesse, che cos'è l'effect hit rate? Ve l'ho scritto in basso: è quella capacità tramite un attacco di infliggere uno status alterato all'avversario. E come vi ho detto prima, Gepard, avendo comunque dalla sua la possibilità di infliggere ghiaccio, quindi freeze, avere comunque un buon effect hit rate ci consente appunto di frizzare più spesso i nostri avversari. In questo caso averlo addirittura al 50%, quindi vuol dire che praticamente un attacco su due consente di ghiacciare il nemico, qualora ovviamente non sia resistente, perché se il nostro avversario è resistente al ghiaccio non possiamo applicare lo status alterato. Quindi avere comunque questo bonus grazie al 50% di effect hit rate in totale, devo dire che non è affatto male, e credo appunto essere il migliore set, anche perché avere due pezzi di questo set è quasi obbligatorio, perché averli comunque due pezzi di due set diversi, magari sì, all'inizio ci sta per avere comunque le statistiche principali magari aumentate e avere un personaggio decente, ma una volta superato il rank 40 e avere la possibilità di farmare artefatti, questa è sicuramente la scelta migliore. Passiamo successivamente avanti con le armi, perché vi consiglio ovviamente anche le armi o light cons, come vengono chiamati all'interno del gioco, dove abbiamo due scelte 5 stelle addirittura, una che si trova ovviamente all'interno dei banner e che è l'arma esclusiva di Gepard, e l'altra invece che vi propongo 5 stelle che si trova all'interno dell'Erta's Shop e che può essere acquistata tramite le prove di Erta del Simulated Universe. E se non sapete ovviamente come andare avanti, ho fatto le guide anche sul come completare al meglio le Simulated Universe della difficoltà 1, in modo tale da prendere abbastanza ticket per comprare un'arma dallo shop di Erta, e quindi se necessitate quella di Gepard potete recuperarla da lì. Per quanto riguarda le armi 5 stelle, ovviamente le scelte sono soltanto due al momento, essendo all'inizio del gioco, dove abbiamo Moment of Victory, che si trova solo ed esclusivamente all'interno dei banner, quindi o perdendo la percentuale di 75-25 nel banner armi del personaggio evento, oppure dal banner standard, dove appunto c'è la possibilità di poter droppare quest'arma. Questa, essendo l'arma di Gepard, è ovviamente perfetta per lui, perché abbiamo un incremento della difesa del 20, 30, 36, 42 o 48%, in base ovviamente ai refine o ai super induct, come vengono chiamati praticamente su Honkai, dell'arma. Quindi unendo le armi della stessa tipologia, o comunque in questo caso unendo la stessa arma proprio, trovandone in più copie, si permette appunto di potenziarne gli effetti. E in questo caso abbiamo appunto 20, 30, 36, 42 48% di incremento di difesa, incremento anche dell'effect hit rate del 20, 25, 30, 35, 40% solo dato dall'arma, e poi ancora una volta abbiamo la possibilità di incrementare la difesa del personaggio se viene targettato ovviamente da un avversario, e abbiamo un incremento della difesa se veniamo appunto targettati da un avversario addirittura del 24, 30, 36, 42, 48% in più fino alla fine del turno. Quindi se noi veniamo attaccati abbiamo appunto questo doppio bonus della difesa che ci consente appunto di diventare veramente molto 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 solidi. L'altra arma invece, che è quella che si trova appunto tramite l'Erta Shop, ci consente di incrementare la nostra Effect Resistance dell'8, 10, 12, 14 e 16, che per chi non lo sapesse l'Effect Resistance è il contrario dell'Effect Hit Rate, quindi se l'Effect Hit Rate ci consente di infliggere uno status negativo, l'Effect Resistance è appunto la resistenza all'alterazione dello stato, quindi abbiamo la capacità comunque di resistere alle alterazioni stato, che per un tank posso dire non è una cosa da buttare via. Certo,
non è funzionale per il kit comunque di Gepard, ma essendo comunque un'arma 5 stelle avremo un bonus molto più grande delle statistiche che per il personaggio fa assolutamente piacere. E poi successivamente abbiamo l'altro effetto, dove se l'utilizzatore non possiede nessun tipo di scudo, ne viene creato uno uguale ai suoi massimi HP in percentuale del 16, 20, 24, 28 o 32% per due turni. Quindi se noi non abbiamo lo scudo e veniamo attaccato e veniamo comunque, sì, veniamo colpiti, comunque siamo targettati dagli avversari e veniamo colpiti, cosa succede? Succede che creiamo automaticamente uno scudo in proporzione ai nostri HP massimi, quindi più HP abbiamo e più scudo riusciamo a creare, che però vale solo per due turni, quindi bisogna fare attenzione perché dopo due turni questo scudo sparisce e dovremmo in un qualche modo attivarne un altro o avere la possibilità di ricaricare gli scudi di Gepard. E poi successivamente se l'utilizzatore invece possiede già uno scudo subisce meno danni, quindi i danni sono ridotti in proporzione del 12, 15, 18, 21 e 24%. Quindi in entrambe le situazioni o ci proteggiamo con lo scudo e successivamente riduciamo i danni. Quindi è molto comodo per temporeggiare qualora non si avesse la possibilità di ricaricare subito gli scudi con Gepard. Quindi è un buon intermezzo. E poi per essere comunque un'arma 5 stelle, diciamo gratis, perché si prende gratis, è assolutamente valida. Andiamo ancora avanti con le soluzioni, in questo caso da discount, mettiamola così, quindi delle soluzioni un po' più diciamo semplici da ottenere, ovvero due armi 4 stelle che sono Landau's Choice e Day One of My New Life, e poi l'arma 3 stelle Amber, addirittura, che comunque sono delle armi che possono in un qualche modo essere equipaggiate a Gepard nell'attesa magari di avere un'altra alternativa. Le armi 4 stelle e 3 stelle ovviamente non ve le metto in descrizione, cioè non vi scrivo diciamo tutta la pappardella di roba che fanno, perché essendo comunque delle armi più semplici da trovare è molto più semplice in un qualche modo trovarle e leggerle direttamente in gioco. Qualora ovviamente vi interessasse, fatemelo sapere nei commenti e cercherò magari di modificare anche le descrizioni delle altre armi. Diciamo che questo è un episodio pilota dove voglio cercare di raccogliere feedback, qualora ce ne saranno, proprio per migliorare o comunque implementare altre descrizioni e altra roba all'interno di questi video e renderli diciamo il più completi possibile. Infine andiamo a chiudere con quelle che possono essere le stats e le substats che consiglio di cercare in ogni equipaggiamento qualora siate già pronti per farmare artefatti e farmarli nella maniera migliore possibile, dove appunto non solo cercate la stats principale da aumentare ma anche le stats secondarie che daranno appunto quell'apporto in più al vostro personaggio. Il mio consiglio, almeno fino a quando non si dropperanno artefatti leggendari, è quello di concentrarsi solo sulle statistiche principali. Perché questo? Perché ovviamente le statistiche principali è meno sbatti rispetto a trovare un artefatto magari perfetto con tutte le substats che non ne vale neanche la pena. Avremo modo di farmare artefatti perfetti, ma per il momento diciamo che la cosa principale è avere comunque queste statistiche principali che vi metto qui a schermo, e poi quando avrete la possibilità magari tornate a vedere il video e vi guardate anche le substats per incrementarle nel migliore dei modi possibili. Quali stats dobbiamo cercare sugli artefatti di Gepard o Gepard, chiamatelo come volete? Per quanto riguarda l'armatura, quindi il corpo, ovviamente testa e braccia non le metto perché avranno la statistica fissa, la testa HP, mentre invece le braccia e i guanti attacco, quindi è inutile inserirle perché quelle sono proprio programmate per uscire sempre HP e attacco. Mentre invece per quanto riguarda il corpo, body, il mio consiglio è quello di cercare difesa percentuale come main stats oppure un effect hit rate. Io consiglio principalmente la def in percentuale, quindi def percentuale assolutamente in priorità, ma se avete anche l'arma di Gepard, quindi avete comunque l'arma 5 stelle di Gepard,
potete cercare anche effect hit rate, perché aumentare l'effect hit rate vi consente appunto di sfruttare poi successivamente quel doppio bonus di difesa che otterrete tramite appunto tramite l'arma. Quindi la difesa rimane sempre la prima scelta, ma ovviamente effect hit rate è assolutamente consigliata. Perché aumentare la difesa? Ve l'ho anche scritto, semplicemente perché gli scudi che vengono forniti da Gepard vengono calcolati e quindi hanno uno scaling sulla difesa del personaggio. Quindi più difesa uguale più scudi. I piedini di Gepard, anche in questo caso difesa percentuale. Qui non può uscire un'altra statistica migliore, forse potrebbe uscire la speed, la velocità, per ovviamente pareggiare magari un rallentamento del personaggio o comunque la carica in generale, quindi farlo attaccare e quindi fargli caricare più velocemente la ulti, ma in questo caso io al solito, essendo comunque un tank ed essendo comunque un personaggio che deve necessariamente proteggere e subire danni, io direi anche in questo caso difesa percentuale. Difesa percentuale che potrebbe essere sostituita dalla speed, dalla velocità, ma io personalmente non lo consiglierei. Successivamente abbiamo i due accessori della Planar Sphere e il Link Rope, dove in questo caso metterei comunque difesa percentuale anche nel Planar Sphere, proprio per incrementare nella maniera più possibile la difesa. C'è chi, ho visto in giro, consiglia anche l'Ice Damage in percentuale nella Planar Sphere, ma per un personaggio come Gepard sinceramente a me non mi interessa fare danni, mi interessa comunque proteggere la squadra, per cui secondo me difesa rimane sempre la scelta migliore. E poi il Link Rope, che in questo caso consiglierei un Energy Regenerate, proprio per avere la capacità e la possibilità di ricaricare il più velocemente possibile la nostra Ultimate e quindi rigenerare gli scudi sempre a manetta per tutti i nostri personaggi. Le substats invece che si vanno a cercare successivamente nei nostri equipaggiamenti, per ordine di importanza io oserei dire sempre difesa percentuale, qualora ovviamente non l'avessimo già come main stats, effect hit rate, difesa flat e speed flat. Ovviamente effect hit rate può uscire in tutti quanti gli altri artefatti in cui non può uscire come statistica principale. Quindi se nel corpo, quindi nel body, avete un effect hit rate come main stat, ovviamente come substat non potrà uscire effect hit rate e quindi si andrà a cercare una def percentuale. Stessa cosa, se nel body, quindi nel corpo, vi esce una def percentuale, non uscirà def percentuale come substats, ma potrebbe uscire la difesa flat. Difesa flat, che cosa si intende? Ovvero una difesa con un numero predefinito, quindi 10, 20, 30, 100, 40, 170, 666, eccetera, eccetera. Ok? Queste sono le statistiche flat, per chi non lo sapesse. La percentuale, invece, ovviamente va sempre a migliorare, perché più ne abbiamo e più la percentuale cresce. Quindi, ovviamente, la percentuale prende sempre un posto in prima fila. I piedi, stessa identica cosa, poi Planar Sphere e Link Rope uguale, quindi Energy Regenerate, poi difesa, effect hit rate, eccetera eccetera. Quindi credo che queste siano ovviamente le stats e le substats migliori per quanto riguarda il personaggio di Gepard. Detto ciò, io non ho nient'altro da dire sul personaggio. Volevo inserire anche una discussione fatta sui tratti e in generale anche sulle sue abilità, eccetera, eccetera, ma credo che non ci sia bisogno, perché comunque sia vanno aumentate a prescindere, vanno conosciute a prescindere, quindi non credo di doverle inserire all'interno del video, ma se volete comunque inseriti anche le skill, anche le tecniche, i tratti, eccetera, eccetera, fatemelo sapere, perché magari dalla prossima volta mi organizzo e cerco di fare magari qualche slide in più dove vado ad inserire anche le varie caratteristiche, le tecniche, eccetera, eccetera, di Gepard. Quindi io penso che comunque da un lato queste siano le informazioni più importanti da recepire del personaggio, perché man mano che si gioca e man mano che si prende confidenza, credo che non ci sia bisogno di sapere altro. Però se magari c'è qualcuno che vuole effettivamente approfondire il discorso e vuole aggiungere qualche cosa in più, me lo faccia sapere, proprio perché questo primo episodio pilota servirà appunto per migliorare anche quelli che usciranno in futuro. Detto ciò, non ho nient'altro da dire, spero che il video possa esservi stato utile
Fatemi sapere se vi piace appunto un'idea di avere anche delle analisi e valutazioni sui personaggi di Honkai Star Rail, perché così mi metto al lavoro e ne riuscirò magari a fare qualcuno in più. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile, vi lascio sotto in descrizione tutti i link per seguirmi Discord, Twitch, Instagram eccetera eccetera, e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye!